Dopo 20 anni finalmente c'è l'orgoglio, scusate, per rispetto di chi è qua ad ascoltare, grazie, questa regia. Eccomi. Siete ancora più belli così. Una marea di gente così un mercoledì pomeriggio a Venaria mi dice che dopo 20 anni la sinistra va a casa anche da Venaria. Avete un territorio straordinario, una reggia straordinaria, un parco straordinario, dei giardini straordinari, la sicurezza però per gli uomini e soprattutto per le donne di Venaria deve essere un sacrosanto diritto per tutti quanti. Abbiamo le scatole piene di spacciatori, clandestini e gente che non gira per Venaria tutto il giorno senza fare un accidente. E vi devo dire, Matteo, 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 io ringrazio il sindaco e abbiamo scelto un candidato sindaco civico. Ringrazio Fabio, fate un applauso al prossimo sindaco di Venaria. Buon lavoro Fabio, in bocca al lupo. Abbassate lo striscione così per indietro vedono magari. E io vi dico, fatemi dire una cosa, qua c'è stata qualche polemica per la frase infelice di un candidato del Partito Democratico che pensava di fare ironia scrivendo Salvini appeso. Per quello che mi riguarda, acqua passata, ragazzi, occupiamoci dei problemi migliori, occupiamoci delle case popolari, dei parcheggi, occupiamoci della scuola, perché io vi chiedo di darmi una mano per mandare a casa il peggior ministro che la scuola italiana ha mai. Mancano presidi, mancano insegnanti, mancano i banchi, mancano le mascherine. E come promesso, siccome per 6 mesi abbiamo come Lega, posso chiedervi di stare zitti per favore? Grazie. Per 6 mesi come Lega abbiamo chiesto al ministro Azzolina, pensa a cosa succederà a settembre, stabilizza le migliaia di insegnanti precari, stabilizza gli insegnanti di sostegno precari, perché ci sono, ed è una vergogna, migliaia di bimbi disabili a casa perché non hanno i loro insegnanti di sostegno. Abbiamo detto usa le aule vuote delle scuole paritarie, invece di spendere i soldi PD e 5 Stelle per i monopattini elettrici, spendessero i soldi per misurare la fede della scuola ai bambini. Zero, zero. Come promesso, visto che Razzolina non solo non ascolta me la Lega, ma non ascolta e litiga con gli insegnanti, con gli studenti, con le famiglie, con i presidi, oggi la Lega, il Senato, ha presentato la mozione di sfiducia al ministro Azzolina. Non se ne può più. Quindi, diritto allo studio, diritto alla pensione, se PD e 5 Stelle proveranno a portare in Parlamento il ritorno alla legge Fornero, i parlamentari della Lega faranno le barricate dentro e fuori dal Parlamento. Con lavoro non si scherza. Bravo. E poi, e mi taccio con una riflessione finale, perché abbiamo cominciato stamattina a Bergamo e finisco stasera ad Aosta, per dare una bella speranza e possibilità di cambiamento con la Lega anche in Valle d'Aosta. La sicurezza, quella di Venaria
come quello della Val d'Aosta, come quello della Toscana o del Veneto o delle Marche. Non sarà un voto ideologico. Voi eleggete un sindaco. Qua a Venaria li avete provati tutti negli ultimi 20 anni, dalla sinistra ai 5 Stelle. Hanno fallito sia a sinistra che i 5 Stelle. Bravo! Siccome siamo uomini di parola, io ho dimostrato da ministro che volere è potere. E il problema per me e per la Lega non è mai stato né mai sarà il colore della pelle. Per me uno può essere bianco, nero, giallo, rosso, verde. A me non interessa. Uno può essere nato a Venaria, in Costa d'Avorio, arrivare da Bolzano o da Bari. A me interessa che sia una donna e un uomo per bene. Non mi interessa. Non mi interessa altro. Però da ministro ho dimostrato che bloccare gli sbarchi si può, arrestare gli scafisti si può. Andrò a processo per questo. Sabato 3 ottobre non sarò a casa con i miei figli, ma sarò in tribunale a Catania per rispondere dell'accusa di sequestro di persona, rischiando 15 anni di carcere perché ho bloccato gli sbarchi dei clandestini. Ora io vi dico, e questa splendida piazza con queste centinaia di persone mi dicono che abbiamo ragione, abbiamo fatto bene, che in quel tribunale, anche a nome vostro, a quel giudice, quando mi chiederà se mi dichiaro innocente o colpevole, mi dichiarerò orgogliosamente, felicemente, colpevole. Grande! E se devo rischiare la galera per aver difeso la mia patria, i nostri figli, i nostri confini, il nostro onore, la nostra dignità, la galera la rischio a testa alta, al massimo chiederò di essere portato alle Vallette, così mi porterete un bonnet e mi porterete qualcosa di bello della nostra terra. Viva Venaria, viva il Piemonte! Viva Matteo! Grazie a tutti voi. A casa questo governo.